Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6 in apertura a distanza di circa 50 giorni. In Abruzzo c'è purtroppo di nuovo un decesso per coronavirus. Si tratta di un uomo di 76 anni di Castiglion Messer Raimondo in provincia di Teramo. Nelle ultime 24 ore si registra un solo caso di nuova positività, ma a fronte di un numero molto basso di tamponi processati, 106 il servizio. In Abruzzo torna a registrarsi un decesso per Covid-19, cosa che non accadeva dallo scorso 28 luglio. La vittima è un uomo di 76 anni di Castiglione Messer Raimondo che da sabato era ricoverato all'ospedale Mazzini di Teramo, trasferito da quello di Atri dopo la scoperta della positività al coronavirus. Il 76enne, secondo quanto riferito dal sindaco del comune teramano della Valfino, Vincenzo Tercole, aveva già un quadro clinico grave pregresso, soffrendo anche di insufficienza renale. Così sale a 473 il numero delle persone morte per Covid in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore si registra un solo caso di nuova positività al coronavirus, un uomo di 79 anni della provincia di Pescara, a fronte di appena 106 tamponi processati. Il numero complessivo dei positivi dall'inizio dell'emergenza è 4.016, nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.966 dimessi guariti, più 2 rispetto a ieri, di cui 15 che da sintomi sono diventati asintomatici e 2.951 che sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 577, meno 2 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 175.960 test. 41 pazienti, dato invariato rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 532, meno 3 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. In base agli ultimi riallineamenti, del totale dei casi positivi, 557 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, meno 1 rispetto a ieri, 947 in provincia di Chieti, più 1, 1737 in provincia di Pescara, più 3, 742 in provincia di Teramo, dato invariato, 30 di fuori regione, dato invariato, e 3, meno 2 rispetto a ieri, per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Meno rischi di contagio al Covid-19 per i bambini e i neonati, ma come spiega ai nostri microfoni la dottoressa Di Valerio, responsabile del reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara, la guardia resta sempre alta, così come è stato negli ultimi mesi. Il servizio di Paolo Renzetti. Dottoressa Di Valerio, il reparto di neonatologia che lei dirige, l'ospedale civile di Pescara, è già pronto per affrontare l'autunno sotto l'aspetto del Covid-19. Avete lavorato e bene negli ultimi mesi, si guarda le prossime settimane. Abbiamo già lavorato, come ha detto lei, sono stati mesi duri con percorsi differenziati. La fortuna vuole che il neonato difficilmente si ammali di Covid-19. Abbiamo avuto una decina di madri positive, ma con figli tutti negativi. Il percorso è un percorso dedicato, quindi assolutamente sicuro. Abbiamo una stanza di isolamento nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di questo tipo, quindi siamo assolutamente pronti. Si parla di questa possibile seconda fase che dovrebbe arrivare un po' in generale. C'è un po' di preoccupazione, però l'ospedale di Pescara, soprattutto nel vostro reparto, diciamo, la professionalità dei vostri medici è davvero grande. La ringrazio per questi complimenti, abbiamo lavorato tutti duramente, non c'è stata neanche una positività nei nostri operatori, né medici né medico né infermieristico, però la preoccupazione rimane per questa malattia che sicuramente può essere una malattia seria, quindi raccomandiamo la prudenza, raccomandiamo la mascherina e di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni. Qual è la fascia di età per quanto riguarda i più piccoli in cui il rischio è minore? Sicuramente per il neonato il rischio è minore, sono descritti pochissimi casi al mondo, però questo non ci deve sicuramente far abbassare la guardia. Dopo l'incontro con l'assessore alla sanità Verì, i sindaci del Vastese chiedono alla regione di non tergiversare più sull'assegnazione del sito per il nuovo ospedale comprensoriale di Vasto San Salvo e di procedere velocemente affinché dopo 20 anni l'iter giunga a conclusione. Il servizio di Alfredo Primante.
La discussione sul nuovo ospedale di Vasto San Salvo coglie di sorpresa i sindaci interessati dal nuovo nosocomio e quelli del comprensorio servito, cioè Cupello e Montodoriso in particolare. In una nota congiunta dopo l'incontro di questa mattina con l'assessore alla Sanità Verì, i sindaci ricordano le ragioni di logistica, di infrastrutturazione e di politica sanitaria che li portano a ribadire le stesse considerazioni che vennero fatte 20 anni fa nella scelta del sito per il nuovo ospedale. I primi cittadini dunque chiedono che il nuovo ospedale di Vasto venga edificato sui terreni acquistati dall'ASL nel 2006, sito urbanisticamente adeguato, dicono, e sul quale sono previsti importanti investimenti da parte di RFI e ANAS, viabilità che consentirà di collegare il sito individuato alla strada 650 Trignina verso il Molise e al casello di Vasto Sud distante qualche chilometro, oltre che alla statale 16 che dovrà essere ammodernata. Pertanto, concludono i sindaci, la richiesta alla Regione è quella di evitare ulteriori discussioni e di procedere velocemente ad inserire l'ospedale di Vasto nella delibera che dovrà essere presentata al Ministero della Salute per accedere ai fondi ex articolo 20 da aggiungere al progetto preliminare costato alla ASL 250.000 euro. Il nuovo ospedale Vasto San Salvo è un'opportunità importante per il nostro territorio, per il Molise, per l'Alta Puglia, per tutti quelli che credono alla sanità del futuro. Abbiamo depositato documenti utili a testimoniare le nostre ragioni, a testimoniare l'importanza di questo presidio e del diritto della salute che deve nascere in quella zona, perché in quella zona raccoglierà le esigenze di tutti e finalmente unirà il territorio intorno a una struttura moderna e fondamentale. Cambiamo pagina, torna a battere sulla questione migranti il leader della Lega Matteo Salvini, che questa mattina è stato a Chieti a supporto del candidato sindaco del Carroccio Fabrizio Di Stefano. Salvini ha parlato del ruolo decisivo dei sindaci nell'accoglienza o meno dei migranti, assicurando il pugno duro nel caso in cui Di Stefano dovesse vincere le elezioni. Ascoltiamolo. Faccio solo un esempio sull'immigrazione. Nelle ultime ore mi sono sbarcati altri 200 di questi eleganti signori che secondo qualcuno scappano dalla guerra, ma ormai tutti hanno capito che la guerra ce la portano in casa venendo a spacciare, venendo a spacciare, venendo a far casino. E che cosa succederà, sindaco, a fine settembre? Perché fino alle elezioni non fanno nulla. Una volta che ci sono state le elezioni, cosa fanno? Non le posso mica tenere 20-30.000 in Sicilia, in Puglia, quindi inizieranno a chiamare guida telefonica dalla A alla Z, elenco dei comuni italiani, e li chiameranno perché l'hanno già fatto in passato, non sanno più dove metterli. Chiameranno i sindaci, quando arriveranno alla lettera C, chiameranno il comune a Chieti, da Roma. E dipende dal sindaco che voi sceglierete, perché la domanda l'ha già fatto in passato, è una storia che si ripete. Quindi, qual è la loro soluzione della sinistra? Spargere il problema, ma il comune mezzo gallo. Quindi chiameranno il comune a Chieti e al sindaco. Lei non è che a Chieti ve ne prende 40 o 50 per 6 o 7 mesi? Voi avete la possibilità di scegliere un sindaco che dica educatamente, rispettosamente, gentilmente, cristianamente, no grazie, prima vengono gli italiani. E a pochi giorni dal voto nelle comunali di Avezzano, la sanità resta un tema caldo in Marsica, dell'assenza di primari, delle condizioni dei pronto soccorso e di altre criticità. Ha parlato stamani il Partito Democratico con alcuni dei candidati consiglieri e alla presenza del capogruppo in regione ed ex assessore alla salute Paolucci. Vediamo. Io in 20 mesi non conosco una sola opinione di Marsilio sulla sanità. Posso però misurarlo da quello che ha deliberato e approvato mettendoci la firma. Più 20% lo stipendio dei direttori generali, 10% in più per i direttori dirigenti della Regione Abruzzo, 140.000 è un record, prestazioni in lista d'attesa ambulatoriali in Regione. C'è la giustificazione Covid? Sì, fin troppo abusata come giustificazione il tema Covid, su questo ed altri aspetti, perché altrove è ripartita. 1.300.000 euro in più per il San Raffaele, anno 2020, di nascosto, nessuno ancora l'ha denunciato, manca tutto sostanzialmente, in assenza di programmazione e di una rappresentanza di qualità, che passa chiaramente per la Regione e che deve avere, a mio avviso, una grande voce di competenza, di qualità e di protagonismo politico al Comune. Questa è poi la sfida finale. Il pronto soccorso è stato materia di campagna elettorale per davvero
tantissimi anni, si parlava e si è sempre parlato di un adeguamento, di un ampliamento, di più posti letto, di un pronto soccorso rinnovato, però mi sembra di capire che poi la situazione è sempre la stessa. Ma per certi versi potrei dire che è peggio. Nel senso che il precipitare della situazione dovuto alla pandemia evidentemente ha esplicitato, per quanto fosse necessario, ulteriormente i problemi. Primo, pronto soccorso è, tranne brevissimi periodi, senza primario da almeno 20 anni. Il pronto soccorso deve gestire pazienti che rimangono più o meno addensati dentro le aree del pronto soccorso perché non ci sono posti letto. È evidente che il paziente che non trova posto letto rimane parcheggiato in pronto soccorso. È di oggi un'ulteriore deliberazione in cui ci dicono siete obbligati a prendere le ferie, sapendo che le ferie non le possiamo prendere. Per cui c'hai una rabbia dentro, perché riuscire a tenere gli standard assistenziali che pur stiamo riuscendo a tenere è durissima, e tutto questo lo devi rapportare ai cittadini, che poi alla fine sono i veri fruitori del sistema. Altro comune dove si va al voto, e torniamo in provincia di Chieti, è quello di Guardia Grele. Si vota con turno secco, senza ballottaggio, essendo un comune con meno di 15.000 abitanti. Sono tre i contendenti per la fascia di primo cittadino. Al sindaco uscente Simone Dal Pozzo si contrappongono Donatello Di Prinzio e Gianna Di Crescenzo. Il servizio di Stefano Recanati. Siamo a Guardia Grele, 9.367 abitanti, città alle pendici della Maiella in provincia di Chieti. Il prossimo 20 e 21 settembre i cittadini guardiesi sono chiamati alle urne per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Per questa tornata elettorale sono tre i candidati a sindaco: Gianna Di Crescenzo, lista Guardia Grele per tutti, Donatello Di Prinzio, lista Progetto per Guardia Grele, il sindaco uscente Simone Dal Pozzo per la lista Guardia Grele, il bene in comune. A Guardia Grele, comune con meno di 15.000 abitanti, le elezioni amministrative si svolgono in un unico turno. Questo vorrà dire che alla fine dello spoglio, previsto per martedì 22 settembre, basterà un solo voto in più degli altri candidati a sindaco per aggiudicarsi la poltrona di Palazzo di Città. Lista numero 1, Gianna Di Crescenzo, Guardia Grele per tutti. Lei già in queste settimane più volte ha sottolineato il fatto che il suo simbolo, il suo slogan è già la sintesi della campagna elettorale. Perché proprio lo slogan Guardia Grele per tutti? Perché non vogliamo lasciare indietro nessuno a livello di cittadini, quindi né l'anziano, né le famiglie, né i giovani, ma soprattutto vogliamo renderla accessibile anche per chi viene da fuori, quindi accessibile, fruibile ed accogliente. E la montagna è il simbolo, perché dalla montagna vogliamo ripartire per lo sviluppo di Guardia Grele, uno sviluppo turistico, uno sviluppo sostenibile ed anche che sia un volano economico per chi è da Guardia Grele vuole partire per impiantare una sua impresa, una sua attività. Lista numero 2 con il candidato sindaco Donatello Di Prinzio, Progetto per Guardia Grele. Dopo la paura per l'esclusione della sua lista in un primo momento, tutta la felicità perché finalmente potete partecipare a questa tornata elettorale con un punto fondamentale, come abbiamo letto, la riorganizzazione proprio della macchina amministrativa. Sì, certo, è stato un periodo un po' brutto, perché dopo mesi di preparativi arrivare a avere questa brutta sorpresa ha gelato un po' il sangue a tutti, però fortunatamente è andato tutto nel miglior modo possibile, e devo dire, perché io che ho fatto già esperienza politica sia in comune e sia in provincia come consigliere ed assessore, beh, l'aspirazione più bella di uno che si impegna in politica è quella di amministrare la propria città. Sul programma abbiamo messo la riorganizzazione della struttura organizzativa del comune e anche un punto di accesso unico fondamentale per i cittadini. Sindaco uscente Simone Dal Pozzo, lista numero 3, Guardia Grele, il bene in comune, si ricandida per la seconda volta nel comune di Guardia Grele. 5 anni di amministrazione molto difficili, si è passati dal terremoto del 2016, le nevicate del 2017 e poi questo Covid che ha messo in difficoltà tanti comuni, però anche tanti obiettivi raggiunti importanti. Ecco, questa nuova candidatura per continuare il percorso fatto 5 anni fa. Sì, alle tre cose che sono state citate aggiungo le enormi difficoltà di bilancio incontrate all'inizio del mandato. Nonostante tutto questo, gli obiettivi che ci eravamo posti, cioè quello di cambiare la nostra città, sono stati raggiunti. 18 milioni di euro di investimenti, importanti interventi sull'edilizia scolastica, il totale rifacimento che è ancora in corso della pubblica illuminazione, un'attenzione molto particolare
ai servizi sociali, quindi alla persona, ai disabili, a quelli che abbiamo definito nel nostro programma come invisibili, sono state le rotte che abbiamo seguito per restituire un ruolo importante alla nostra città. Adesso quello che noi ci accingiamo a fare, ed è questa la ragione per la quale chiediamo la conferma della fiducia al nostro gruppo, è la definizione insieme con gli altri 50 comuni, con i parchi, con le province, con i GAL, con gli operatori commerciali, gli operatori economici, un progetto di sviluppo per quest'area della Maiella. Lasciamo la pagina delle elezioni comunali. Con l'assessore al turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febo, abbiamo fatto il punto sul turismo dopo i dati positivi, considerando le problematiche Covid della stagione estiva. La Regione, dice Febo, continuerà sulla promozione puntando sullo sport. Vediamo. La prima cosa che io dico, l'Abruzzo si deve far conoscere, noi dobbiamo puntare, stiamo puntando e credo stiamo cogliendo gli obiettivi sulla promozione. L'Abruzzo deve uscire fuori dai confini regionali, adesso chiaramente lo scenario è un pochino cambiato rispetto a quando facciamo questo ragionamento, ma anche in questo caso prima o poi uscirà il vaccino e prima o poi si dovrà ricominciare a circolare. Dobbiamo continuare questa campagna promozionale che stiamo facendo. Una scelta ritengo molto vincente che abbiamo fatto e stiamo continuando a fare è quella dell'abbinamento sport e turismo, un binomio perfetto, ciclismo con il Giro d'Italia, abbiamo fatto questo grosso investimento con il Napoli Calcio, mi sembra strano che ci siano delle critiche, insomma c'è tutto un comprensorio che ha fatto il pienone a livello di ristorazione, a livello di ricettività, abbiamo numeri di assunzioni insomma, che qualcuno continua a insistere, non immagina che significa avere 15 giorni tutte le testate nazionali e internazionali fissate sull'Abruzzo, è un modo insomma, per far veicolare l'immagine dell'Abruzzo e dobbiamo continuare come stiamo facendo con le rotte aeree, stiamo cercando di ampliarle. Insomma, campagne pubblicitarie importanti e poi quello su cui noi abbiamo puntato molto, diciamo il turismo lento. L'Abruzzo si presta a questa immagine, un'immagine che oggi viene richiesta soprattutto insomma, da chi ha necessità di trovare tranquillità, di avere un certo tipo di svago e su quello noi abbiamo insomma, credo indovinato un percorso. Appena peraltro questo percorso che stiamo seguendo, insomma a 360 gradi credo, si completerà con la realizzazione della famosa pista ciclabile, quella in particolare, quella che va diciamo, da Ortona a San Salvo, insomma credo che avremo ulteriori dati positivi per l'Abruzzo. Il prossimo 5 di ottobre all'Università di Teramo ripartiranno le lezioni in presenza. Nell'attesa da mercoledì 16 a venerdì 18 l'Ateneo festeggerà nel rigoroso rispetto del protocollo per le misure anti-Covid i laureati nei mesi del lockdown. A partire da mercoledì in Aula Magna ci sarà la consegna delle pergamene ai 463 studenti delle 5 facoltà che si sono laureati online nelle sessioni di aprile e luglio 2020. Le cerimonie su divise per facoltà si svolgeranno con il seguente calendario: mercoledì 16 alle 10 per i laureati di scienze politiche, ore 15 per i laureati di giurisprudenza, giovedì 17 alle 10 per i laureati di medicina veterinaria e alle 15 per i laureati in scienze della comunicazione, venerdì 18 settembre alle ore 10 consegna delle pergamene ai laureati di bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali. Tutte le cerimonie saranno presiedute dal Rettore Dino Mastrocola. Questa mattina nel corso di una cerimonia che si è tenuta in municipio la polizia locale di Monte Silvano ha consegnato la raccolta fondi di 1500 euro effettuata durante il torneo di San Sebastiano al reparto di neonatologia dell'ospedale di Pescara. Il servizio. Sindaco, sport e solidarietà va anche in questa direzione, la cerimonia di questa mattina con la consegna di 1500 euro da parte della Polizia Municipale di Montesilvano al reparto di neonatologia dell'ospedale civile di Pescara. Sì, come rimarcato negli anni in cui prima assessore e adesso sindaco, la nostra polizia locale, il gruppo sportivo in modo particolare, è sempre attento alle dinamiche cittadine e non soltanto, anche allargate all'intera provincia e da sempre
organizza eventi volti a favorire la socializzazione, ma soprattutto eventi solidali che hanno negli anni portato fondi in reparti o in istituti che hanno assoluta necessità in quanto fronteggiano delle problematiche di carattere sociale e sanitario. Quest'anno i fondi sono stati devoluti alla neonatologia e come sindaco non posso che fare un plauso, insomma, per l'iniziativa che negli anni si è ripetuta e soprattutto per la scelta che vuole appunto premiare un reparto che vede i nostri piccoli nati avere sicuramente da oggi un servizio in più. Poter aiutare chi soffre, i più deboli, ci rende particolarmente orgogliosi. Aver donato 11 quintali di derrate alimentari alla Caritas, aver donato quell'assegno che consentirà a bambini veramente, veramente piccoli. Mi diceva la dottoressa che ci sono bambini che pesano 400-800 grammi. Guarda, glielo confessavo, io ho paura a guardarli perché ho la sensazione di fargli del male. Quindi siamo orgogliosi di ciò che facciamo. Sono molto contento di essere qui questa mattina perché metto insieme tre valori. Da un lato l'attività delle istituzioni e quindi le divise sono i cittadini, dobbiamo sempre più avvicinare la cittadinanza alle istituzioni. Lo sport che è cultura, non lo dobbiamo dimenticare che lo sport probabilmente è una delle più importanti manifestazioni attraverso coinvolgere tutta la cittadinanza dal punto di vista culturale e non da ultimo la solidarietà. Quindi mettere insieme questi tre valori è così importante, tanto che questa iniziativa è molto interessante, molto bella. Ed ora lo sport con il calciomercato che impazza, in particolare in casa Pescara. Oggi è stato ufficializzato il tesseramento in prestito del centrocampista Fabio Maestro che arriva dalla Lazio. E poi il presidente Sebastiani è in missione a Milano, possono partire le immagini tratte da milannews.it. Il presidente Sebastiani accompagnato dal direttore Antonio Bocchetti mentre entrambi entrano a casa Milan. Si è parlato in particolare del difensore centrale di proprietà del Milan, classe 2000, Gabriele Bellotti, potrebbe essere un rinforzo. La trattativa è in corso, Sebastiani è a Milano, diversi gli incontri anche sul fronte Juventus per poter portare in riva all'Adriatico anche il jolly di centrocampo Manolo Portanova. Ed ora invece ascoltiamo le parole del tecnico del Pescara Massimo Oddo che ha parlato nel tardo pomeriggio, con lui abbiamo fatto il punto della situazione proprio sui lavori in corso in casa Pescara con diversi reparti della rosa ancora da rinforzare, in particolare l'attacco con la ricerca del centravanti ma anche l'arrivo di un paio, almeno un paio di difensori centrali, ascoltiamolo. Siamo abbastanza scoperti dietro, nel senso che abbiamo 5 giocatori in questo momento, quindi sicuramente devono arrivare due alternative sulle fasce, sia a destra che a sinistra e un paio di centrali. I tifosi si aspettano il grande attaccante, l'attaccante in grado di andare in doppia cifra, l'obiettivo primario della società, ma questo attaccante quando arriverà? Questo non lo so, io vado in campo e alleno quelli che ho, quando arriverà arriverà, se tutti sperano possa arrivare il prima possibile. Sappiamo che non è un mercato facile, non ci sono tanti attaccanti in giro che danno la disponibilità perché alcuni sono in grandi squadre, alcuni devono aspettare prima di scendere in categoria, altri hanno altri obiettivi personali, quindi è un mercato non semplice, ma non solo per il Pescara, per chiunque, tant'è che non tante squadre si stanno muovendo. E l'attaccante è un ruolo particolare, è difficile sceglierlo, non è semplice e soprattutto non bisogna sbagliarlo, quindi bisogna avere le idee chiare e quando capiterà l'occasione giusta penso che il Pescara si farà trovare pronto. Quali caratteristiche deve avere? No, ma poi non è detto che l'attaccante debba essere un nome di grido, perché ci sono tante, la storia del calcio ci insegna che tante volte servono altre cose oltre che il nome, anzi spesso servono altre cose, quindi deve essere uno che fa gol prima di tutto, uno capace di vedere la porta, uno capace di giocare con i compagni, quindi
che abbia una buona tecnica individuale, che sappia giocare a spalle alla porta insieme ai compagni, ma che sappia anche attaccare la profondità. Diciamo che deve essere un attaccante completo. Due settimane di lavoro, a che punto è l'avvicinamento al campionato, anche dopo la prova di Napoli, in vista anche dell'amichevole con la Ternana? Ma stiamo andando avanti con il lavoro, con qualche problemino, perché ovviamente soprattutto dietro non siamo completi e lavoro praticamente con 5 giocatori più due ragazzini e quindi è normale che poi quando arriveranno i giocatori, che lì arriveranno sicuramente, si dovrà riniziare da capo il lavoro, ma è l'ultimo dei problemi, insomma. Prima aspettiamo che arrivano, siamo contenti e poi ripeteremo tutto il lavoro fatto. Io non so nulla di questo bello, il presidente ancora non l'ho sentito stamattina e doveva ancora arrivare a Milano, perché so che ha passato la giornata a Milano, comunque al nord, e quindi fino a questo momento non sentivo, che abbiamo finito allenamento pochissimo tempo fa, quindi alla fine di questa serata lo sentirò e mi darà gli aggiornamenti. Quindi in questo momento sì, lo conosco, ma non lo conosco bene, perché per me un allenatore conosce bene un giocatore quando lo allena. Però ci sono anche dei giocatori attualmente in organico che probabilmente non rientrano o potrebbero non rientrare a breve nei programmi del Pescara del prossimo anno. Credo che questa sia una cosa normale, si fa un mercato in entrata e si fa un mercato in uscita, quindi quando cercheremo di capire tutti i giocatori che arriveranno, certamente qualcuno dovrà partire, perché altrimenti saremo troppi. Serie C, svelata la campagna di sostegno del Teramo con il claim Mai Senza Te, in attesa della riapertura degli stadi e nello specifico del responso per il progetto già illustrato alla regione Abruzzo per lo stadio Gaetano Bonolis. Sono presenti diversi pacchetti con formule caratterizzate da agevolazioni particolari, gadget e merchandising in regalo, convenzioni e abbonamenti. Un occhio di riguardo ai 1064 abbonati della scorsa stagione che potranno usufruire di una scontistica speciale con tariffa cosiddetta Fidelity. Tre le opzioni previste: pacchetto exclusive con prezzi che oscillano dai 300 ai 650 euro, che prevede anche l'abbonamento per le partite al Bonolis, quando sarà possibile accedere, e l'abbonamento alla piattaforma TV per la visione delle partite. Poi pacchetto supporter tra i 100 e i 250 euro, che contempla abbonamento TV e non quello allo stadio, e poi il pacchetto Young destinato agli under 14 al prezzo di 35 euro. Per partecipare alla campagna di sostegno e prenotare il pacchetto prescelto è sufficiente compilare il form a partire dal 16 settembre all'indirizzo www.teramocalcio.it/maisenzate. E sempre in Lega Pro, ora saranno definiti gli organici per la stagione 2020-2021 dopo la sentenza che ha rispedito in Serie D Picerno e Bitonto. Pianese e Biscelli aspirano ad un posto, mentre per l'altro sembra quasi fatta per il Foggia. Intanto sul fronte calciomercato il difensore Cristini è vicino all'approdo alla San Benedettese, il servizio di Jacopo Forcella. C'è attesa per conoscere quali saranno le squadre che prenderanno il posto di Bitonto e Picerno, ricacciate negli inferi della Serie D dalla Corte Federale di Appello, e che ha liberato due posti nella Lega Pro. Dalla scelta anche il Teramo conoscerà quali saranno gli avversari della prossima stagione. I biancorossi dovrebbero essere confermati nel raggruppamento C, che vedrà i nastri di partenza quasi certamente il Foggia, arrivato alle spalle del Bitonto nel campionato di Serie D. Poi però c'è bagarre per capire quale altra compagine farà il salto tra i professionisti. Sperano i vicentini dell'Arzignano, che hanno presentato domanda. I toscani della Pianese sono convintissimi di essere i candidati più autorevoli, terzi in graduatoria dopo Gian Erminio e Ravenna riammesse al posto di Siena e Sicula Leonzio. Dopo le riammissioni di Gian e Ravenna al posto di Siena e Sicula, afferma il legale della società toscana Fabio Gotti, che non si sono iscritti al campionato, adesso la Pianese è scalata al primo posto utile tra le squadre ad avere diritto alla riammissione al campionato di Lega Pro. Per noi esiste una procedura chiara e semplice che la FIGC può utilizzare per colmare il vuoto lasciato dall'ufficio. Picerno,
cioè attingere all'unica graduatoria esistente, per quelle che sono le nostre informazioni. Il nostro auspicio, conclude Gotti, è che venga riammessa la Pienese, poiché dispone di tutti i requisiti richiesti sia sul fronte infrastrutturale che economico. Ma la Pienese si scontra ad esempio con il Bisceglie, appena retrocesso tra i dilettanti dopo l'ultimo campionato. Appare evidente, questa è la nota diramata dalla società pugliese, la rinnovata posizione del Bisceglie, tecnicamente salvo, essendo la squadra che nel campionato in questione si è classificata nella miglior posizione fra le squadre giunte ai play-out. La società nerazzurra esprime grande apprezzamento per quanto sentenziato dalla giustizia sportiva e con altrettanta fiducia attende i prossimi dispositivi degli organi competenti. In casa Teramo invece oggi riprendono gli allenamenti in vista della gara del prossimo 23 settembre contro il Piacenza in Team Cup, ma questa è anche la settimana che dovrà portare buone nuove dal punto di vista del mercato, perché è arrivato Trasciani dalla Roma oltre a Meri e gli ingressi rispondono essenzialmente ad alcuni parametri, contratti anche pluriennali ma per calciatori molto giovani e che possano in prospettiva essere i pilastri per il futuro del Diavolo, che tuttavia non ha ancora trovato sistemazioni per i giocatori in organico dall'ingaggio pesante. Quello che sembra più richiesto negli ultimi giorni è Riccardo Martignago, che è stato accostato a molte formazioni di terza serie, ma finora non è stata trovata mai la quadra giusta. Ma è Andrea Cristini l'uomo più vicino a lasciare il sodalizio biancorosso. Il difensore centrale, acquistato lo scorso anno dal Cuneo, sembra essere vicino ad accettare la proposta di un contratto biennale offerto dalla San Benedettese. Per il 26enne piemontese, che ha già l'accordo con la società marchigiana, in questa stagione 24 presenze. È una trattativa per la quale va sciolto qualche piccolo altro nodo tra le due società prima della fumata bianca attesa nelle prossime ore. Così è, attenzione alla parabola di Veronico Costa Ferreira. È tutto per questa seconda edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del TG alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.